Tra i film che mescolano sci-fi horror, A Quiet Place occupa sicuramente un posto speciale. Il film del 2018 di John Krasinski metteva infatti in scena il dramma della famiglia Abbott, costretta a vivere nel silenzio più assoluto a causa dell'invasione di una misteriosa razza aliena dalla forza sovrumana e priva di vista, ma dall'udito estremamente sviluppato. A farsi carico del compito di declinare il brand in campo videoludico sarà l'italiana Stormind Games, che sta lavorando proprio a A Quiet Place: The Road Ahead. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare qualche domanda agli sviluppatori per scoprire qualcosa di più sul progetto, e questo è quanto abbiamo appreso. Seguiteci. A Quiet Place: The Road Ahead sarà quindi un'avventura in prima persona dalle tinte horror, utilizzerà l'Unreal Engine 5 e approderà su PC e console di ultima generazione. Si tratterà inoltre di una produzione totalmente single player, con un'attenzione particolare alla narrazione e alla storia personale di Alex, ossia la protagonista del gioco. Tuttavia, l'aspetto narrativo non sarà unicamente focalizzato su di lei. Lavorando a stretto contatto con Paramount Pictures, il team ha infatti dato forma e vita ad altri personaggi che arricchiranno l'avventura, con l'obiettivo dunque di restituire il più possibile la sensazione di trovarsi proprio nel mondo di A Quiet Place. Il tema principale sarà inoltre rappresentato dai rapporti umani e in particolar modo quelli familiari. La trama avrà a che fare con il pentimento ed il perdono e proporrà persino momenti drammatici estremamente toccanti in cui verrà anche messa in discussione l'etica di Alex. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che la ricerca dell'equilibrio tra azione e horror è stata la sfida più ardua, considerando soprattutto il bisogno di coerenza narrativa del franchise cinematografico e le necessità ludiche. Riguardo alle sezioni stealth, purtroppo al momento i dettagli sono scarsi, eppure il team assicura sin da ora soluzioni di gameplay non scontate e soprattutto originali. A quanto pare tutte le azioni del giocatore produrranno rumore, con l'eroina che sarà quindi dotata di un fonometro, strumento questo che permetterà all'utente di valutare il rumore prodotto in confronto ai suoni ambientali. Muoversi nel silenzio più assoluto, insomma, sarà molto più rischioso che farlo nei pressi di una cascata o di un macchinario industriale. Per quanto concerne il sistema di crafting, gli sviluppatori si sono semplicemente resi conto che nell'esperienza che volevano realizzare, ovvero quella di un horror in prima persona, queste meccaniche non avrebbero avuto abbastanza spazio per essere sviluppate con la giusta profondità, mentre sul fronte dell'azione non è invece ancora chiaro se la protagonista potrà combattere o meno faccia a faccia con le creature aliene. Ad ogni modo, quel che è certo è che nel corso dell'avventura Alex imparerà in qualche modo a sfruttare i loro punti deboli a proprio vantaggio. Insomma, Stormind Games è chiamata una prova di forza non da poco, ma il team si è detto comunque speranzoso riguardo al fatto che l'industria italiana possa supportarlo, dato che lavorare su un'IP hollywoodiana è un territorio ancora parecchio inesplorato per il nostro paese. Non ci resta quindi che aspettare fiduciosi nuovi dettagli su A Quiet Place: The Road Ahead e soprattutto una data di pubblicazione più precisa. Voi nel frattempo che cosa ne pensate dell'impresa che è chiamata ad affrontare Stormind Games? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul progetto. Prima di andare, mi raccomando, date un'occhiata ai contenuti qui accanto e lasciateci un bel mi piace. Noi invece ci rivediamo al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.